Ciao a tutti ragazzi, qui benvenuti in questo nuovo commentary e oggi sottofondo avrete un, diciamo, quello che doveva essere un live ma che poi è diventato, diciamo, un gameplay per un commentary fatto su Attack on Ancient, sempre conquista, la classe ingegnere con la CVR PG1111. Ma oggi diciamo che ho deciso di non parlare tanto di Battlefield o comunque Battlefield 4, ma piuttosto di quel Battlefield mitico, se così si può chiamare, anzi è che si possa proprio chiamare mitico, che ogni tanto mi sentite tirare fuori e sentite tirare fuori da veramente molta gente, molti appassionati di Battlefield, ovvero Battlefield Bad Company 2, o comunque diciamo i due episodi Bad Company. Ora parliamo subito, perché sono nati questi spin-off, perché alla fine sono spin-off un po' come Battlefield Online. Sono nati per praticamente avvicinarsi alle console. Infatti Bad Company è stato praticamente, si può dire, l'unico finora a essere fatto soltanto per PlayStation 3 e Xbox 360, quindi stiamo parlando di console, non per PC. Ricordiamo che Battlefield è nato e ha il suo maggior pubblico alla fine su PC, e questo è già stato un cambiamento. Bad Company 2 comunque è stato anche molto puntato sulle console. Infatti su console, quelle che ormai sono il gen, quindi PlayStation 3 e Xbox 360, è il Battlefield che comunque si può dire, diciamo, è più adatto da giocare, perché comunque sia Battlefield 3 e Battlefield 4 soffrono un po' della storia dei 64 giocatori su PC. E questo perché è stato fatto? È stato fatto per cercare di andare contro Modern Warfare 3. Cioè comunque l'intera saga di Call of Duty, non proprio Modern Warfare 3, perché sarebbe Battlefield 3. Questo si può notare infatti da vari aspetti. Infatti per la prima volta c'è comunque l'esistenza di una campagna single player. Contate che all'inizio non esisteva la campagna single player. Cioè per campagna single player si intendevano degli scontri fatti mentre sul multiplayer, con le mappe multiplayer, con il server multiplayer, però con i bot. Un po' come succede per esempio su Black Ops 2, ogni tanto comunque vedete dei video che facciamo noi. Quindi Vint è stato il primo titolo a presentare proprio una campagna. Comunque, sottratta, devo essere sincero, Black Company 2 neanche tanto, visto che si è avvicinato molto agli standard di Call of Duty, perché comunque è una campagna molto scriptata, molto lineare. In certi momenti infatti mi ricordava anche un po' la trama di Modern Warfare 2 per alcuni elementi, per esempio posso dirvi un tradimento e la storia del terzo conflitto mondiale. Mentre il primo Bad Company forse campagna era meglio, perché comunque c'era, cioè adesso sì, adesso che non dico, però ho appena mangiato quindi sto digerendo. Comunque diciamo che erano molto livelli quasi sandbox, dove veramente si vedeva questa distruttibilità e c'erano come esistevano delle mappe veramente gigantesche, cioè grandi fa un po', si può dire, come quelle del multiplayer che si trova per esempio su Battlefield 3 o Battlefield 4 per quanto riguarda la versione PC. Però comunque questa si può dire che la campagna comunque venisse retta da quattro personaggi, che sapete sono il sergente Redford, Argus, Sweetwater e Marlowe, che è il protagonista, che erano veramente fatti bene. Cioè io mi ricordo ancora che Preston era forse l'unico soldato, Sergente Redford era il classico comandante, poi c'era Agar che era sempre quello che andava sempre oltre i limiti, poi erano famose le sue battute, e poi c'era Sweetwater che invece era il tecnico, quello che veniva un po' preso in giro da Agar, cioè comunque penso che avete capito più o meno, e quindi proprio per questo motivo che veniva retto. Ma veniva anche retto, ragazzi, da un'altra cosa, ovvero i multiplayer. E che cosa aveva di più rispetto a Battlefield 3 e Battlefield 4? Beh, come vi ho detto prima, su console funzionava, aveva un senso. E già questo, insomma, vi lascia capire che comunque era abbastanza bello. Ma poi soprattutto c'è una cosa, o varie cose. Prima cosa, sì, tutti giocavano di squadra. Io me lo ricordo ancora, quando uno giocava proprio, giocare di squadra non era un modo di giocare, nel senso di dire tu puoi giocare di squadra, poi anche decidi di non giocare di squadra. No, lì si giocava soltanto di squadra. Infatti è una cosa bellissima giocare, perché quando morivi sapevi che se c'era un medico ti avrebbe rianimato, ti avrebbe dato un kit medico. Oppure per esempio se ti si rompeva un mezzo sapevi che veniva riparato. Questo diciamo che si è perso in un ultimo Battlefield, anche per quel che riguarda la scelta.
Tanto per farvi un esempio, il genio poteva cioè aveva sempre l'attrezzo riparatore, non poteva scegliere altre cose. Oppure il medico faceva soltanto il medico, non era l'assalto che poteva usare il MAS o M320. Poi, oltre a questo, c'erano delle mappe veramente ben fatte, cioè non escludeva nessuna tipologia di gioco, nessuna classe. Non erano come queste mappe dove io, per esempio, vedo che se non hai un veicolo non ti diverti. Oppure vai in giro, vaghi, cerca qualcuno ma non lo trovi. Oppure comunque ricordiamoci la famosissima antiaerea che riesce a beccare tutti dalla base, cose che non succedevano. E la stessa cosa si può dire delle armi, cioè armi OP a quei tempi non esistevano. Sì, c'erano armi più forti e armi più deboli, però comunque diciamo che utilizzare una data arma aveva i suoi punti di forza e i suoi punti deboli. Ed era proprio per questo che era bello, cioè quindi era bello in ogni suo aspetto. E quindi praticamente per questo motivo che viene classificato, si può dire che sia classificato come il miglior Battlefield, soprattutto per Company 2. Cioè se voi chiedete all'appassionato di Battlefield che le ha giocati tutti da quello di Battlefield 1942, vi risponderà che il migliore Battlefield alla fine sono Battlefield 2 o Battlefield per Company 2 principalmente, poi magari c'è qualcuno che non è d'accordo, ma questo direi che se non male, vabbè qua mi vedete aprendo adesso pacchetto di battaglia, ma fa niente. Ed è quindi per questo motivo che la gente aspetta un Bad Company 3, anche perché la storia con Bad Company 2 non era finita, continuava, perché praticamente loro erano riusciti a fermare un'invasione, però c'è un'invasione dall'altra parte, per dirvela in soldoni. Quindi questo significa che comunque sembrava quasi potesse continuare. E la domanda che adesso tutti si fanno è: ma uscirà un Bad Company 3 oppure no? Beh ragazzi, non si può dire, io dico ni, ovvero no, e sì. Questo perché, da una parte, Bad Company è un gioco rispetto agli ultimi Battlefield 3 e Battlefield 4, seppur cercasse di avvicinarsi a COD, perché comunque è stato fatto all'inizio proprio per cercare di fermare COD, diciamo che era un pochettino più di nicchia rispetto a Battlefield 3 e Battlefield 4, perché non hanno mai venduto. Cioè i due Bad Company fa un po', non hanno mai venduto come può essere Battlefield 3 o Battlefield 4. E questo capite che diciamo che non rende lì tanto felice. Poi, oltre a questo, ci sono proprio delle dichiarazioni di DICE, che ovvero gli sviluppatori di DICE, comunque dicono che gli piacerebbe svilupparlo, ma comunque adesso hanno in mente un po' di progetti, ricordiamo che stanno sviluppando, mi sembra, il nuovo Mirror's Edge e un nuovo capitolo della saga di Star Wars, che secondo certi comunque dovrebbe un pochettino avvicinarsi a Battlefield. Ma poi soprattutto, secondo me, cioè poi ci sono comunque anche delle cose un po' strane, cioè dichiarazioni secondo me insensate, tanto per farvi un esempio, loro dicono che non lo fanno perché non sanno se concentrarci con single player o multiplayer, però non hanno capito cos'è che hanno apprezzato di più. Beh ragazzi, la risposta è molto semplice, la cosa che ho apprezzato di Bad Company 2, comunque i due Bad Company, e anche i giochi completi, cioè non so come gli ultimi due Battlefield, Call of Duty Ghost, che praticamente hanno multiplayer, ok vabbè lasciate stare Call of Duty Ghost, mette un multiplayer ok, ma la campagna insensata che fa schifo. Comunque c'erano, cioè sicuramente era un gioco perfetto. Ma adesso diciamo si può dire che Bad Company 3 è un amaro totaglio, perché da una parte sicuramente farebbe felice comunque i fan di vecchia data. Cioè ragazzi, nel senso di adesso io lo so, se annunciassero oggi facciamo Battlefield Company 3, penso che la maggior parte sarebbe hype a 1000, penso che la maggior parte dei passati Battlefield lo prenderebbe. Però al tempo stesso, diciamo, si può dire che non può finire come Battlefield 4, ovvero che lì ha spinto per aumentare lo sviluppo. Perché se i problemi di Battlefield 4, quindi bug, armi OP, poi tutti i vari problemi di proprio. Poi un sacco di problemi, problemi con server e tutto, si ripetesse su un possibile Bad Company 3, la community non li perdonerebbe, cioè secondo me non li perdonerebbe e sarebbe, diciamo, uno smacco immenso. Ma si vede adesso con Battlefield Online, tutti dicono o non lo prendono oppure vogliono aspettare dopo quello che è successo con Battlefield 4. E quindi diciamo che è un po' un rischio. Quindi la cosa migliore alla fine qual è che sarebbe? Sicuramente non hanno detto di no, perché comunque, ve l'ho detto, quelli della DICE, adesso se volete cercherò qualcosa e ve lo mostrerò, hanno detto chiaramente noi lo vorremmo fare, ci piacerebbe. E diciamo che infatti hanno detto che hanno preso una lunga vacanza.
Quindi ragazzi, speriamo che almeno io spero che lo facciano. Poi comunque spero anche che se lo fanno non lo rovinano, perché se si tratta di rovinare una saga del genere che penso che abbia segnato tutti praticamente, allora è meglio non farla. E quindi ragazzi, come ultima cosa, adesso ormai il video è finito, quindi lasciate un like, commentate, dicendomi cos'è che ne pensate di questo mio pensiero per Battlefield, se lo avete provato, se vi piacerebbe provarlo e com'è che l'avete trovato. E niente ragazzi, quindi iscrivetevi se non siete ancora e ci vediamo a un prossimo video e speriamo che prima o poi si decidano ad annunciare Battlefield Bad Company 3. Bella a tutti!